Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida dal 25 luglio al 1 agosto 2022. Faremo tre letture diverse, nel senso che suddividerò le carte in tre gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi adesso andremo a fare una preghiera di protezione per chiedere guida e assistenza all'Arcangelo Michele e agli angeli e vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, qual è il gruppo più giusto per voi, qual è la lettura più giusta per voi, per il vostro massimo bene, e poi alla fine leggerò un messaggino da questo libro. Ok? Bene, facciamo una preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che appartengono alla coscienza dell'Arcangelo Michele. Vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce e l'amore vada al di fuori di noi, alla luce di Dio Dea Onnipotente. Padre e madre che sa cosa deve fare, chiedo protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste. Fatto è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A. Scusate, chiudo la porta per il cagnolino. Entra, esce in continuazione. Allora, vediamo un po'. Gruppo A, apriti a ricevere. Guardate che bella questa carta, bellissima. Ok, gruppo A, ricevere. Gruppo B, crea un santuario, un luogo sacro. Benissimo. Gruppo C, intenzione. Ora vediamo le carte degli angeli, cosa ci dicono. Eccola qui. È tempo di agire, tempo di andare. Molto interessante. B. Che cosa desideri veramente? Gruppo C, abbi fiducia. Vediamo un po'. Eccola qui. Esce all'aria aperta. Gruppo A. Vediamo un po', gruppo B. Irradia da dentro verso l'esterno, irradia la tua luce, molto interessante. Gruppo C, credi nella magia. Bene, allora iniziamo col gruppo A. Apriti a ricevere, è venuto il momento di aprirti al divino femminile, l'energia del ricevere, ricevere amore, ricevere dei complimenti, ricevere abbondanza, cerca di essere recettiva, di essere grata quando qualcuno ti dice qualcosa di carino, quando qualcuno è gentile con te, se ricevi dei doni, accettali con amore, stai per ricevere qualcosa di importante nella tua vita, quindi rimani aperta.
aperta a ricevere, rimani aperto a ricevere, rimani aperto all'amore, rimani aperta a tutto ciò che sta arrivando in maniera molto importante nella tua vita. Questo non vuol dire che devi rimanere immobilizzato o immobilizzata, questo vuol dire che devi continuare ad agire, azione, c'è qualcosa che ti sta bloccando e invece gli angeli dicono è venuto il momento di agire, azione, va bene? Assolutamente, un nuovo inizio per te. È molto importante veramente che tu continui a rimanere focalizzato e focalizzata nei tuoi obiettivi personali e spirituali, quindi azione, preghiera, manifestazione, cioè è una, come per dire, ci vuole un equilibrio tra azione, dare e ricevere. Quindi questo gruppo è invitato da parte degli angeli a portare in equilibrio le due energie, dare e ricevere, azione e ricezione, a rimanere aperti nel dare, rimanere aperti nel ricevere. Diciamo che è un modo per riequilibrare le tue energie, anche quello di uscire all'aria aperta, di andare nella natura, di connetterti con Madre Terra, di connetterti con gli angeli, con gli esseri di luce, perché questo è un modo che ti aiuta a riequilibrarti più velocemente, a sciogliere i blocchi, sciogliere le paure, sciogliere tutto ciò che ti sta impedendo di ricevere e di agire. Quindi magari hai bisogno di prenderti una pausa, hai bisogno di immergerti nella natura, magari di andare a fare una meditazione nella natura, di andare a pregare nella natura, di fare delle passeggiate e di goderti la Madre Terra, perché la Madre Terra ti sta chiamando. Bene, vediamo il gruppo B. Diciamo che sei invitato a assolutamente a trascorrere del tempo in solitudine, in preghiera, ritirati in un luogo sacro della natura, oppure crea uno spazio sacro, armonico e protetto nella tua casa, creando un santuario, uno spazio tutto tuo dove puoi pregare, dove magari metti i tuoi incensi, metti i tuoi cristalli, dove magari luogo dove mediti, ecco, naturalmente l'Arcangelo Michele ti invita alla purificazione della tua casa e di questo spazio sacro, perché hai bisogno veramente di entrare dentro di te, di ascoltare il tuo cuore. Sei un po' nel caos, sei un po' confuso, sei un po' confusa, è venuto il momento di fare chiarezza. Cosa vuoi veramente dalla vita? Cosa vuoi veramente ricevere dagli angeli, da Dio? Sei un po' confuso, sei un po' confusa. Vuoi questa relazione, sì o no? Vuoi questo lavoro, sì o no? Vuoi veramente servire la luce, sì o no? Vuoi veramente avere successo, sì o no? Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, sì o no? Devi essere chiaro e preciso. E quando avrai capito cosa vuoi veramente, chiedi a Dio, agli angeli, ciò di cui tu hai bisogno, perché loro saranno ben felici di aiutarti, di contribuire alla manifestazione dei tuoi obiettivi e dei tuoi sogni. È venuto il momento anche di entrare dentro di te, ma anche di irradiare all'esterno la luce del creatore che tu sei, ok? Amati assolutamente, tu sei un'anima infinita, irradia la tua bellezza all'esterno, irradia la tua luce, irradia la tua gioia, irradia il tuo modo di essere, la tua vera natura infinita. Sei un'anima infinita, sei un'anima molto carismatica, porta questo carisma all'esterno, non trattenere la tua energia, questo è sbagliato. Lavora con le affermazioni positive sull'amore per te stesso e per te stessa, perché questo ti servirà per elevare le tue vibrazioni e frequenze. Quando tu uscirai da casa e andrai a lavorare o andrai a socializzare o andrai a insomma anche solo andare a fare la spesa, con la tua presenza puoi irradiare luce all'esterno. Ma è importante, dice l'Arcangelo Michele, mantenere le tue vibrazioni
vibrazioni, le tue frequenze alte, quindi più rispetto per te stesso, per te stessa, più amore per te stesso e per te stessa, fai affermazioni positive, fai riprogrammazione, lavora su di te, perché questa è la via. Quindi più meditazione, più preghiera, ritirati in uno spazio sacro, irradia la tua luce e chiarisciti bene le idee su cosa vuoi veramente, ok? Bene, passiamo al gruppo C. È importante allineare i tuoi pensieri, parole ed azioni nella direzione dell'amore. È importante direzionare le tue intenzioni. Le tue intenzioni sono come un laser, sono molto potenti, quindi purifica la tua energia, purifica i tuoi pensieri, purificati e assolutamente chiedi a Dio di aiutarti a manifestare le tue intenzioni. Quindi devi essere molto chiaro e preciso, focalizzati nella direzione giusta. Quindi anche in questo gruppo siete invitati a focalizzarvi in quello che volete raggiungere veramente nella vostra vita e abbiate fiducia che tutto andrà per il meglio. Gli angeli lavorano dietro le quinte, l'arcangelo Michele ti sta aiutando, devi avere fiducia in te stesso, in te stessa e nella manifestazione dei tuoi sogni, perché l'amore divino vuole la tua felicità, vuole che tu sia felice. Non c'è niente che ti sta ostacolando. L'unica cosa che ti sta ostacolando sono le tue paure. Credi nella magia dell'universo. L'amore divino vuole che tu manifesti i tuoi sogni. Quindi l'energia della manifestazione è con te, tu non devi aver paura di niente, devi solo avere chiare le idee di che cosa vuoi veramente e lavora, agisci in questa direzione e apriti a ricevere, perché grande abbondanza sta arrivando nella tua vita. Io credo che tutti i tre gruppi questa settimana sono interconnessi tra di loro, quindi potresti anche risuonare, magari hai scelto il gruppo A o il gruppo B e risuoni anche col gruppo C, non preoccuparti di questo, è possibilissimo, va bene? Bene, prima di chiudere, anime infinite, volevo leggere un messaggio da questo libro molto carino, va bene? Come sarà il tuo futuro? Naturalmente il futuro dipende dall'energia del presente, però è molto carino perché si può scegliere il messaggio. Io chiedo all'Arcangelo Michele di mostrarci il messaggio per questa settimana, valido per tutti i ragazzi. Il gruppo A era apriti a ricevere, è uscito il messaggio apriti. Ora vediamo un po' che cosa dice. Apriti a nuove possibilità, a nuovi paesaggi, a nuovi orizzonti. Prova a immaginare che il tuo panorama è l'unico esistente su questo pianeta. Prova a prospettarti la possibilità di vedere e vivere cose completamente diverse. Esci dalla tua zona comfort, apriti al nuovo, grandi opportunità stanno arrivando nella tua vita, basta uscire dai limiti mentali, tutto è possibile. Spazia, espanditi, credi che puoi veramente creare una realtà migliore di quella attuale. Questo è possibile credendo in te stesso, credendo e avendo fiducia che Dio e gli angeli sono con te e che ti stanno accompagnando in questa vita meravigliosa, in questa tua esperienza straordinaria che è la vita sulla terra. Bene, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo di carte o come connessione diretta, facilito anche le guarigioni a distanza, ossia il riequilibrio energetico in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, con le nuove frequenze di luce. Mi occupo anche di facilitare il coaching con Logos Healing, sono delle sessioni one to one per aiutarti a liberarti da tutte le paure, sistemi di credenze, emozioni negative, traumi del passato, tutto ciò che ti sta bloccando e ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere e di agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. E si lavorerà tantissimo anche con la riprogrammazione del subconscio, ossia dell'inconscio, per aiutarti ad allineare l'inconscio nella direzione di ciò che tu vuoi raggiungere, quindi focalizzarti nei tuoi sogni e nei tuoi obiettivi, agire in questa direzione e far sì che anche l'inconscio assolutamente
sia allineato a quelle che sono le tue azioni, a quello che è il tuo focus, onde evitare sabotaggi. Volevo ricordarvi che la nuova classe, ormai la classe di luglio è al completo, ma ci sarà una nuova classe che partirà il 31 di agosto, per quanto riguarda il percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce. Un percorso di 2 mesi straordinario dove imparerai tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, guarigione a distanza, guarigione in presenza, guarigione con gli occhi, guarigione con la foto, tutti gli aspetti della guarigione, lezione per lezione, e in più si faranno delle lezioni su logos healing, e in più riceverai 3 sessioni di guarigione da parte mia, quindi un pacchetto completo. Per maggiori informazioni non esitare a contattarmi, oppure guarda qui sotto c'è un video di presentazione del percorso. Per chi invece vuole vivere l'esperienza della guarigione energetica con le nuove frequenze di luce in presenza, assolutamente ci sarà il seminario a partire dal 29 ottobre, 29 e 30, quindi l'ultimo weekend di ottobre 2022 in promozione. Quindi contattatemi per prenotare il vostro posto al seminario. Per chi invece vuole fare un'esperienza completa, saranno 4 giorni straordinari, dal 29 ottobre al 1 novembre. Si lavorerà anche per imparare la connessione al sé superiore. Riceverai la tua personale e diventerai facilitatore non solo delle nuove frequenze di luce, ma anche della connessione al sé superiore. Qui sotto la locandina con tutte le informazioni, tutti i dettagli. E se vuoi ricevere maggiori informazioni, non esitare a contattarmi. Il mio numero è 340 950 0840. Io vi saluto, buona estate, godetevi le vacanze, connettetevi con la natura, pregate di più, create un luogo sacro, armonico e protetto, e vedrete che sarà un'estate straordinaria e che i vostri progetti riusciranno ad avere concretezza nel piano della materia. Un bacione a tutti, a presto, ciao ciao!